Oggi per il Comitato regionale ANPAS Piemonte è stata una giornata importante, è stata la giornata della premiazione dei volontari che avevano partecipato all'evento del sisma dell'Abruzzo, è stato il momento per ringraziarli per cosa avevano fatto. Il di più che ha dato l'ANPAS all'interno di questi campi è la solidarietà, cioè l'aiuto anche psicologico alla popolazione, perciò oltre diciamo fornirgli sotto l'aspetto fisico di mangiare e di tutte le altre necessità, anche psicologicamente li ha sostenuti e diciamo che sono diventati amici, i volontari e gli ospiti del campo sono diventati degli amici. Un momento importante, sentito, doveroso di ringraziamento ai volontari dell'ANPAS che si sono impegnati nell'emergenza Abruzzo. Ho colto in questa occasione però anche un grande cameratismo, una grande voglia di stare insieme, una grande amicizia, un grande affiatamento che credo sia anche il motore e la spinta che fa sì che tante persone si mettano insieme e portino aiuto a chi ha bisogno della nostra solidarietà. La sala operativa nazionale di ANPAS è stata attivata dai primi minuti dopo l'evento dal sisma e si è immediatamente mobilitata per riuscire a gestire l'invio dei soccorsi, gestire l'invio delle risorse, dei materiali, dei volontari nel modo più adeguato e secondo le esigenze. Un altro punto importante delle attività sono state proprio quelle rivolte alle fasce deboli, quindi sia agli anziani ma soprattutto sulle fasce dei bambini, dei più piccoli. Come Regione Piemonte, come ANPAS Piemonte, sono state inviate due strutture protette, una presso il campo della Regione Piemonte Barisciano e l'altra presso il campo di Acquasanta. Le due strutture protette hanno operato per tutto il periodo e all'incirca hanno sempre avuto una media di 50 bambini al loro interno. Abbiamo sentito non solo la capacità e la professionalità, ma abbiamo sentito la passione, la simpatia umana, l'attenzione alle persone che insieme sono davvero le cose che rendono stupenda la nostra protezione civile, cioè non solo abilità e efficienza, questa ci vuole perché interveniamo in situazioni difficili dove dobbiamo essere in grado di portare un servizio che funziona, che non pesa su territori già in condizioni drammatiche, ma anche però la capacità di farsi voler bene. Io li ho sentiti gli abruzzesi che mi hanno detto: la vostra cucina è la migliore, la vostra organizzazione è la migliore e poi c'è il calore umano della vostra gente di montagna come noi che ci è piaciuta.